Claudio, diciamo, per il Posso... nostro pubblico, è un esperto di reti neurali e oggi cercherà di farci avvicinare a quello che è il mondo delle reti neurali applicato ai trading system, o almeno cercherà di farci capire che cos'è una rete neurale e come si può applicare su un sistema di trading, a livello teorico perlomeno. Certo, sì, facciamo una cosa di questo tipo. Adesso, intanto, buongiorno a tutti. Cerchiamo di fare una cosa che sia il più possibile capibile, quindi cerco di essere abbastanza chiaro e di anche spiegare eventuali termini che limiteremo al massimo, insomma, un pochettino specialistici, non ne possiamo esimerci del tutto, però cercheremo di dare una spiegazione molto, molto basic, ecco, molto basic, ma nello stesso tempo in grado di fare cogliere il succo di questa modellizzazione dei mercati finanziari. Innanzitutto volevo così aprire il discorso sul perché delle reti neurali applicate alla finanza. L'esigenza, questo è un percorso abbastanza personale, ma è quindi più o meno condivisibile, ma sicuramente potrebbe essere interessante. L'esigenza, io dico, è un nostro, perché poi siamo in due, ci siamo quattro ormai da 15 anni di queste reti, nasce, ormai eravamo fine degli anni 90, da un senso di fallimento che abbiamo sperimentato nell'utilizzare la statistica, tra virgolette, classica, cioè la statistica così come la conosciamo, ai mercati finanziari. Cioè, i robotini, anche i sistemi di trading in parte soffrono di un problema che chi li usa in parte lo conosce, che è anche stato, diciamo, come trattato anche da te, Andrea, in altre occasioni, che è quella della decadenza delle performance. E che chiunque li utilizzi bene o male arriverà a un punto in cui si dovrà scontrare. Questa decadenza delle performance dà poi adito a una serie di comportamenti tutelativi di ampissimo raggio, tipo i sistemi che partono easy, molto semplici, che sono poi, a mio modo di vedere, i migliori, via via che iniziano a perdere performance, si va a cercare errori, a complicarli, a metterci delle pezze, e alla fine dopo qualche anno ci si trova con dei sistemi ultra complessi, non più governabili. Oppure un senso anche un po' di frustrazione, perché si fa dei backtest, funzionano benissimo per periodi di tempo lunghissimi, e poi quando li si applica abbastanza velocemente posso iniziare a tradire o non a rispettare le aspettative. L'analisi di questo mi portò a suo tempo a una riflessione un po' sui generis, però che sicuramente può avere degli spunti di riflessione. Cioè, io ebbi la sensazione che usare la statistica classica applicata ai mercati era un errore concettuale. Cioè, cioè, la statistica può andare benissimo se noi siamo chiusi in una stanza che si chiama casinò, dove c'è un mazzo di carte di cui noi il numero, conosciamo i semi, e in base alle carte uscite la statistica ci può dire con un'assoluta precisione straordinaria le probabilità che si hanno che ne esca un'altra carta piuttosto che non esca. Tutto questo risulta inapplicabile, secondo il mio ragionamento, sui mercati finanziari, perché ci sono due ordini di problemi. Il primo è che noi non conosciamo il numero di carte con cui si gioca e tantomeno ne conosciamo la grandezza di queste carte e il valore. Faccio un esempio abbastanza banale. Il ribasso più grosso di borsa che si è verificato in un giorno è stato doveva essere il 18, mi sembra, il famoso 18 ottobre dell'87, che è un venerdì, il Black Friday, che la borsa Dow Jones perse il 22, poco più del 22%. Si parlò allora di tante spiegazioni, si ricollegava l'effetto ai primi computer attaccati alla borsa, per cui scattavano degli stop loss che allora erano abbastanza innovativi e da investitori istituzionali, oggi invece sono
cose che si mettono tranquillamente anche il trader più casalingo, ecco. E quindi mi ricordo che su questo dato, diciamo questo picco di massimo di basso, vennero poi tarati dei programmi di controllo del rischio borsistico. Un esempio molto chiaro, la mia riflessione dice, ma chi mi dice che questo ribasso sia il più grosso ribasso che le borse abbiano mai sperimentato? Le borse avranno tante altre carte, che sono tutte quelle degli anni a venire, finché esisterà l'uomo e l'economia così come oggi noi la intendiamo, con i mercati borsistici. E nulla mi dice, quindi non conosco il numero di carte che ci sarà in avanti, ma probabilmente sarà molto lungo, lo speriamo. L'altra cosa è che non conosco se questo sarà il segno massimo o sarà uno dei segni alti, ma non il massimo. I record ci insegnano la storia che vengono costantemente battuti e non sappiamo neanche dire se verrà battuto domani o fra 20 anni o fra 150 anni. Questa incapacità di conoscere a priori l'ambiente su cui si lavora rende impossibile, a mio modo di vedere, l'applicazione della statistica e dei sistemi di modellizzazione lineari matematici. Detto questo, ci siamo avvicinati alle reti neurali artificiali. Siamo avvicinati come dei pionieri. Perché se oggi hanno una diffusione un pochettino, pur rimanendo anche un po' sconosciuti, ma comunque più arrivati, ecco, così, nelle case di molti amatori, anche non solo professionisti, ai fine anni 90 era sicuramente, quantomeno per l'Italia, essere un po' dei pionieri. Vediamo quindi un po' di capire cosa sono le reti neurali e se effettivamente possono porre rimedio a quel difetto che io vi ho appena spiegato, è relativamente a un difetto molto personale, personalissimo, sulla statistica e le sue procedure di modellizzazione, e vedere se riusciamo con le reti neurali ad avere un vantaggio in più rispetto alla statistica classica che viene applicata nelle modellizzazioni finanziarie. Vi faccio un inciso che poi col corso di questi ultimi decenni, questi terribili primo decennio del 2000 per quanto riguarda la finanza mondiale, con il crack e la crisi bancaria internazionale, ha dato un po' conferma a questo mio modo di pensare. Ci ha dato conferma perché il crack della Lehman Brothers, che di fatto ha aperto il crack della finanza internazionale, delle grosse banche, ha dato ragione che i modelli di crash impact, di stress test che venivano utilizzati per vedere la bontà della patrimonializzazione della società delle banche, che sono tutti improntati alla statistica come la conosciamo, si dimostrarono fallaci. Si dimostrarono fallaci perché non si prese in considerazione che una serie congiunta di eventi negativi, che non stiamo neanche a riepilogare, potessero accadere tutti assieme, e la statistica, appunto, non considerava nel mazzo una carta di questo tipo. La carta invece è uscita e i disastri si sono anche in parte visti. Quindi diciamo, questo è un esempio, ma ho avuto diversi esempi che alla fine mi fanno ritenere discretamente buona la logica sottostante al ricorso alla rete neurale. Detto questo, ci siamo iniziati a occupare di rete neurale. La rete neurale la dobbiamo comunque definire, cioè, definire per capirla e cercare di definirla in modo molto semplice, portandovi l'attenzione su quelle che sono le due o tre variabili che dentro le reti permettono di capire e ci danno la vera portata di quello che fanno. Sono dei sistemi non biologici, nel senso che si chiamano appunto artificiali, fatti da macchine, normalmente ovviamente una macchina elaboratrice, quindi un PC, adattativi, e questa è la prima parola che noi ci dobbiamo ricordare, ve la scrivo qua, ho usato preferisco piuttosto che dare una dispensa, cercherò anche di scrivere bene, visto che normalmente scrivo un pochettino male. Sono dei sistemi adattativi, elettronici, quindi artificiali, che cambiano la struttura propria interna al cambiare delle informazioni, quindi gli input, che il programmatore, noi ci mettiamo dentro nella fase di addestramento. E questa è l'altra parolina da ricordare, addestramento. Allora, innanzitutto sono adattativi, e già questo è un concetto di movimento, è un concetto antistatico. Mentre la statistica ti offre una funzione
lineare, dato una volta per tutte. Chi fa programmazione, Andrea è un maestro e sa benissimo che una volta che ha fatto il programma lui reagirà quando si toccheranno certe soglie piuttosto che si superano certi limiti. Ma sicuramente la funzione che detta l'entrata e uscita di borsa è fissa. Qui il concetto è che invece la funzione è mobile, è adattativa. E quindi è un concetto di qualcosa che ha più possibilità di rimanere valido nel tempo in quanto ha un processo di adeguamento al mutare, al cambiare del numero di carte che arrivano sul tavolo. Ecco. Stando all'esempio del mazzo di carte del casinò. L'altra parola è che questi sistemi sono adattativi perché hanno un processo dietro che è quello dell'addestramento. L'addestramento è un concetto umanissimo, è un concetto di intelligenza umana e forse anche animale, ma soprattutto umana, che dietro l'addestramento ci sta un concetto di apprendimento. Ed ecco quindi che la rete, per la prima volta nella storia dell'umanità, permette ad una macchina, seppure poi vedremo con dei limiti, insomma, anche abbastanza importanti, di effettuare delle forme di apprendimento. Quindi l'adattatività e l'apprendimento sono le due caratteristiche che distinguono la rete neurale da qualunque funzione matematica, statistica o qualunque modello robottino, diciamo, di trading. Nella fattispecie, ma non voglio complicare la vita non sapendo poi bene neanche qual è il grado di cultura matematica e statistica dei nostri ascoltatori, sono strutture di carattere non lineare. Ma non ci addentriamo comunque, diciamo solo che la non linearità permette di trattare enormi masse di dati con discreta facilità, masse talmente grandi che tra l'altro la matematica e la statistica non sarebbero in grado, per limiti di potenza di calcolo, non sarebbero in grado di trattare, non per limiti di logica, ma di potenza di calcolo, non potrebbero trattare mole di dati così grandi. Quindi a volte si deve ricorrere a reti neurali proprio come ultima ratio, perché non si ha abbastanza potenza di calcolo. Si pensa ad esempio, per fare un esempio così, che abbreviamo, alle previsioni del tempo, ci sono tantissime variabili che non sarebbe, si usano le reti neurali, perché danno delle approssimazioni tutto sommato abbastanza accettabili nel breve e non costringono ad avere potenze di calcolo a tutt'oggi forse ancora non raggiungibili. Tutta la storia della rete neurale, che serve anche un po' capirla, ve la abbrevierò veramente in pochi minuti, a parte che è estremamente affascinante, nasce da una grossa disgrazia, come sempre succede quando l'uomo viene messo un po' alle strette e tira fuori il meglio, a volte il peggio, ecco, di se stesso. Nasce nel 1943, siamo in piena guerra, seconda guerra mondiale, e nascono, quantomeno nasce la robotica. Nasce la robotica per effetto di un uomo, adesso anche recentemente tornato un po' agli albori in seguito alla riabilitazione per vicende personali che sono umanamente anche molto belle, ma non stiamo a rimangare, che si chiamava Alan Turing. Nascono perché c'era l'esigenza di decodificare messaggi militari dei nemici per poter quindi salvare poi delle vite umane, prevedere bombardamenti e robe del genere. Quindi. E su questa scia di questo fondatore, forse una delle più belle menti di matematici del Novecento, c'erano anche altre persone, nella fattispecie un certo McCulloch, ma adesso anche un certo Pitts, che fecero il famoso neurone artificiale, no? Preso lo spunto dalla biologia, suprema maestra, e fecero un neurone artificiale molto astratto, molto poco potente, calcolava delle semplici funzioni booleane, cioè che rispondevano un vero, un falso, un 1, un meno 1, un 1, uno 0, cioè booleano vuol dire che ha solo due soluzioni, no? Vero e falso. Ecco. Dopodiché il vero primo scossone. Dovevano aspettare già per fortuna un tempo di pace, diciamo qui nel 1943 si posero un po' le basi di tutta la robotica, arriviamo nel 1958, all'albore degli anni 60, dove ci fu sempre un anglosassone, un certo Rosenblatt, matematico informatico, ormai possiamo anche chiamarlo informatico, ma non esisteva questa parola, che introduce per la prima volta il concetto di perceptron. Il perceptron in italiano tradotto
mio avviso così, lo cambio colore, con un bellissimo neologismo che si chiama il percettrone, parola molto bella, molto, che ricorda molto l'informatica, che di fatto poi viene anche tramandato e conosciuto come, diciamo, il neurone artificiale. L'arrivo del percettrone, cioè questo neurone artificiale che poi vi schematizzerò come funziona, in grado di apprendere per la prima volta, rappresenta di fatto la vera e propria rivoluzione, forse proprio qui dobbiamo far partire le reti neurali. Questi in inglese vengono chiamati ANN, Artificial Neural Network, ONN. Queste reti vengono sostanzialmente, nascono con il perceptron, nascono diciamo nel 1988 da Rosenblatt. Ebbe un successo straordinario perché lui dimostrò e si riuscì con le prime applicazioni, seppure con potenze di calcolo molto ridotte, in questo periodo i computer erano veramente dei valvolari agli albori, riuscì a fare delle classificazioni di forme, delle catalogazioni. Sembra una banalità, però senza il percettrone una macchina, uno mi può dare un esempio di un albero, lei impara che quello è un albero, seppure noi spostiamo qualche ramo e qualche foglia, la macchina non sa più riconoscere, o cambiamo specie di albero, la macchina non sa più riconoscere che quello non è un pioppo ma è un pino, però pur sempre appartiene agli alberi. Bene, il percettrone riusciva a modellizzare delle forme, a far sì che un computer riconoscesse che seppur non identico alla forma già vista, eppure poteva essere classificato come albero. Questa è una capacità che un uomo ha, ce l'ha già un bambino, lo sviluppa anche abbastanza presto, ma una macchina non riesce, cioè una macchina riconosce due cose identiche solo se sono perfettamente identiche. Bastano piccoli cambiamenti per rendere impossibile fare una classificazione. Le reti riuscivano per la prima volta a fare, diciamo, questo servizio, per cui c'era, come dire, un apprendimento, cioè si apprendeva un simbolo, il concetto di albero, ad esempio, stando al nostro esempio, e che si poteva riconoscere anche se poi gli alberi in realtà avevano tante forme diverse. Le reti poi, per questa loro capacità che hanno mantenuto e ampliato nel corso del tempo, oltre che in finanza, ci vengono in aiuto in tantissimi ambiti e ci salvano anche delle vite, perché questo riconoscimento delle forme, ad esempio, viene usato molto in diagnostica della medicina sui tumori, perché loro hanno la capacità di riconoscere cellule tumorali dove l'occhio dell'uomo non le riconosce, perché hanno delle forme diverse che cambiano sempre, ma appunto questa capacità di generalizzare e di apprendere, che ha addirittura scavato quell'umana in questo caso, perché è più precisa, e riescono a riconoscere forme tumorali in embrione, salvando vite, e quindi riveste una notevole importanza. Si chiama bioinformatica, l'informatica applicata alla medicina, e si usa quasi esclusivamente o soprattutto, diciamo, appunto queste reti neurali. Poi dopo le reti neurali, questo hanno un decesso, hanno un decennio dove arrivano tantissimi finanziamenti e si pensa di essere molto vicini all'intelligenza artificiale, perché entra il concetto di apprendimento della macchina, finché, ma anche la cinematografia poi, diciamo, mostra, si dedica con film catastrofisti o anche con film meno catastrofisti a questo concetto di intelligenza artificiale, di macchina pensante. Poi improvvisamente arriva la doccia fredda. Nel 60 arriva la dimostrazione di matematica di due personaggi, ancora viventi, sono Minsky e Seymour, che due ragazzotti neolaureati che dimostrano come questa rete neurale, questo perceptron, di fatto non riusciva a risolvere un'equazione molto semplice che era la funzione OR esclusivo. La funzione OR esclusivo è una funzione che dice che se noi, lo faccio molto semplice, abbiamo due proposizioni A e B, se A è vera e B è falsa, retrocede vero, se A è vera e B è vera, retrocede falso, se A è falsa e B è falsa, retrocede falso. Cioè, quando solo una delle due è vera e l'altra è falsa, è buona, è l'OR, no? Quindi se una cosa è A o è B, non può essere entrambi. Bene, una cosa così semplice, che è molto logica, una porta logica che si usa tantissimo in informatica, ma ad una banalità, bene, il percettrone non riusciva a risolverla. La dimostrazione era ferrea, era inappuntabile, di fatto i finanziamenti scemarono e le reti neurali andarono nel dimenticatoio.
rimasero in medicina perché dimostravano sempre di più la loro validità come semplici forme di, come semplici modelli di riconoscimento di patterns, di forme, di disegni. Poi dopo si arriva, questo è l'ultimo percorso che vi voglio puntare l'attenzione e su cui noi invece ci concentreremo un po', arriviamo nel 1986, dove un altro informatico, un matematico, a dire il vero, un pool di matematici, inventano l'error back, vi faccio solo BP, back propagation, conosciuto come BP sostanzialmente, error BP, error back propagation. Questo sistema permise di risolvere la funzione OR abbondantemente, ma non solo, permise di superare quei limiti che Minsky e Seymour nel 69 avevano evidenziato totalmente in modo brillante, che l'entusiasmo ritornò e di fatto collocò la rete neurale all'interno di tantissimi settori, poi vi trovo anche più importanti, e di fatto senza più farlo uscire, perché risolse quel problema che aveva la vecchia percettrone, che di fatto non riusciva a risolvere certi tipi di relazioni matematiche, che però di fatto ne invalidavano tantissimo la capacità previsionale. Come funziona quindi la rete neurale, avendo a disposizione, ricordando le due paroline che vi ho detto scritte in rosso, ed avendo a disposizione il percettrone e l'error back propagation. Vi ho fatto anche un po' la storia di come siamo arrivati a avere questi due strumenti in mano. Il funzionamento, adesso ve lo faccio vedere in quest'altra pagina, lo disegniamo. Una rete neurale, innanzitutto, possiamo, guardate, uno degli impieghi, lo facciamo con un esempio abbastanza banale, perché così è facile da capire. Uno degli impieghi, diciamo, che oggi hanno molto successo, sono appunto, dimostrano un'utilità straordinaria, è nel controllo di qualità degli oggetti, delle produzioni industriali, no? Per il controllo della qualità, il quality control della qualità. Cosa succede? Sostanzialmente si prendono una serie molto grande di prodotti e quindi questi li chiameremo poi input, no? Input. Una serie molto grande di prodotti che sono già stati visionati dall'uomo, quindi diciamo che hanno già avuto si è già stata applicata sopra un'intelligenza, che in questo caso è quella umana. Questi prodotti ce ne saranno alcuni perfetti, cioè con una qualità accettabile da poter essere venduti, e altri che invece presentano dei difetti, che potrebbero essere più disparati. L'uomo ha già fatto questo controllo, ha già fatto i due blocchi, prodotti buoni, e prodotti cattivi. Quindi ha fatto buoni e cattivi. Su questi prodotti quindi è stato applicato un processo cognitivo, in questo caso umano, gli si sottopone alla macchina. Alla macchina gli si dà i prodotti buoni, quindi ci si inserisce, no? Ci si mette dentro il primo prodotto e poi gli si dice guarda, questo rientra tra i buoni, lo identifichiamo con un 1, ci si butta dentro il secondo prodotto, gli si dice questo è un prodotto cattivo e lo mettiamo come meno 1, cioè quindi la macchina riconoscerà che è un prodotto che ha delle differenze da qualche parte, dovrà risponderà a un output, questi qui sono gli output, scusatemi, ecco qua, adesso andiamo un po' giù, così, però non nell'altra pagina, un output meno 1, il terzo prodotto è buono, e gli mettiamo 1, quindi noi gli inseriamo magari la fotografia, tutte le caratteristiche, le misure che vengono prese dall'uomo, il quarto prodotto è buono, gli inseriamo un 1, il quinto prodotto ha un difetto, che non è uguale al difetto che è il secondo, è un altro difetto, magari sbava di qualche decimo di millimetro, e ci mettiamo meno 1. E ci mettiamo una serie lunghissima di input, con un'altrettanto serie lunga, ovviamente univoca, ogni input ci sarà un output, no? Dove quelli prodotti ritenuti di qualità buona retrocedono un 1 alla macchina, i prodotti cattivi un meno 1. Bene, la macchina a questo punto, lei, quindi noi semplicemente come input ci mettiamo una serie di dati che riguardano il nostro controllo di qualità, che potrebbero essere le misure esterne, la
facciamo finta che sia una radio, la capacità di sintonizzarsi, il rumore, il disturbo che ha dentro, cioè tutta una serie di parametri che noi abbiamo misurato prima, li inseriamo come input, quindi gli input potrebbero essere infiniti, in realtà poi ci sarà un numero finito, però potrebbero anche essere molto tanti, che sono tutti i controlli di qualità che noi facciamo, mentre l'output è sempre univoco. Uno se il prodotto è buono, meno uno se il prodotto è cattivo, cioè non è di qualità accettabile per essere venduto. È la macchina stessa che stabilirà perché questo prodotto è buono, questo è buono, questo è buono e perché questo non è buono. Quando noi, quindi noi lanciamo una fase di addestramento su dati conosciuti, cioè a questo punto diciamo alla macchina imparati perché a fronte di questi input hai questo output tra buoni e cattivi. La macchina sulla serie opportuna storica di dati, quindi riuscite, dati già validati in precedenza, si addestra. Quando noi introduciamo in futuro l'ennesimo prodotto e ci metteremo tutti gli input, tutte le misurazioni che sono state effettuate sul prodotto, automaticamente la macchina con una buonissima approssimazione ti dirà se questo prodotto è accettabile o su questo prodotto non è accettato, quindi riprocederà un 1 o meno 1, senza che ci debba essere un uomo che, fatte tutte le misurazioni, vada a controllare con l'occhio o con qualunque altro strumento, perdendo tempo. La macchina è molto veloce, riprocede, quindi. Beh, ecco, e questo è lo schema di funzionamento predittivo di una rete neurale. Cercherò adesso anche di entrare un po' di più, di spiegarvi meglio, perché adesso lo trasliamo sulla finanza. E voi capite che se io sostituisco al prodotto buono 1, prodotto cattivo meno 1, io metto 1 borsa che cresce, cioè giornata in cui la chiusura è superiore alla chiusura del giorno precedente, e meno 1, giornata in cui la chiusura è inferiore alla chiusura precedente, quindi su un indice, su un'azione, su qualunque grandezza finanziaria, un tasso di cambio. A quel punto lì io come output do una grandezza finanziaria, cioè mi dai più 1 se la grandezza, supponiamo il FTSE MIB è 40, stiamo con l'esempio anche dei certificati, il FTSE MIB 40 è cresciuto, ci metto più 1, se il FTSE MIB 40 è calato, siamo booleani, più 1 e meno 1, non mi interessa se poi il più della borsa è stato un più 5 piuttosto che un più 0,10. Così come non mi interessa in questa fase se il meno della borsa è stato un meno 3 o meno 22 del meno 187 piuttosto che un meno 0,50, ecco. A questo punto, e questo è l'output, a questo punto io come ingressi potrei scegliere vado a scegliere gli ingressi con cui io penso che il computer debba decidere. Gli ingressi che ci metto dentro probabilmente saranno ingressi finanziari, quindi ci potrei mettere i tassi di interesse dell'Euribor di quel giorno, l'andamento della borsa del giorno precedente, la disoccupazione, tutta una serie di indici più o meno collegati con l'economia o con la finanza che vado a scegliere, no? Io li inserisco e gli dico con la rete quello che ha fatto poi la borsa. Anche qui io mi devo fare un database molto lungo, quindi devo avere, non so, 10-20 anni precedenti, con tutti gli input, con i valori di tutti gli input che io ho scelto e con quello che poi la borsa aveva fatto a fine giornata. In questo modo io cosa posso fare? Che addestro la rete, concetto di addestramento, su tutti quegli input che avevo deciso di selezionare, che secondo me erano importanti, li metto tutti dentro, di fianco ci metto come output quello che poi effettivamente la borsa aveva fatto alla fine di quella giornata. E gli dico, addestrati, tu sai, caro mio computer, che alla mattina io avevo questi indicatori, o alla fine del giorno prima avevo questi indicatori. E il giorno dopo la borsa si è comportata in questo modo, cioè è cresciuta più 1 o è calata meno 1. Questo è successo questo giorno e gliene do per 20 anni. 20 anni sono 4.000 e rotti, sono un fracco di movimenti borsistici. Lei si addestra e arriva ad oggi. Ad oggi ho una rete addestrata che sa come si è comportata la borsa, più 1, meno 1, cioè cresciuto o calato in questi termini, lo sa, in base
ha una serie di input che potrebbero anche essere 100, 200, 500, che io gli ho inserito. Arrivo a oggi. Io oggi inserisco gli stessi input con cui l'ho addestrata, però gli inserisco i valori che ho oggi, questa sera, e gli dico adesso tu, cara rete, in base al tuo addestramento che hai fatto sui 20 anni passati, con questo tipo di ingressi che hanno questo valore, la disoccupazione è questa, i tassi di interesse sono questi, il Dow Jones ha chiuso in questo modo, bla bla bla, tutti gli ingressi che abbiamo scelto, mi devi dire se domani la borsa chiude 1 o chiude meno 1. La facciamo elaborare e la rete ti dirà meno 1, cioè lei prevede che domani ci sarà un ribasso di borsa. A questo punto noi cerchiamo una posizione short perché ci fidiamo delle reti neurali. Ora, questo è il funzionamento della rete neurale, quindi abbiamo visto che noi dobbiamo prima prendere dei dati conosciuti, quindi degli input a cui si è verificato un certo output. Bisogna avere delle serie storiche abbastanza importanti, quindi bisogna acquisire un database un pochettino fatto bene, importante, gliele buttiamo dentro, si fa questo addestramento, poi vi schematizzerò se abbiamo tempo, se vi interessa, su base anche alle domande, come funziona, ecco, in modo molto lineare questo addestramento, comunque a livello intuitivo spero abbiate capito, si fa questo addestramento, la rete sviluppa una relazione sua interna, e ci dice che base all'esperienza dei 20 anni precedenti, ci dice, in base agli ingressi nuovi che mi hai dato, che non saranno mai uguali a uno, neanche ad un giorno di quelli precedenti, ci vorrebbe un caso perché siano perfettamente uguali, saranno una serie di ingressi che almeno qualcuno sarà diverso rispetto a quello già visto in passato, e questa è la grossa capacità della rete. Nonostante gli ingressi, probabilmente la combinazione di ingressi non sarà mai uguale al passato, lei riesce a darmi una interpretazione di questi ingressi coerente con i dati del passato e quindi darmi una sua interpretazione di quello che succederà. Se l'interpretazione, allora, se la rete ha delle capacità previsive buone, l'interpretazione sarà credibile, altrimenti non sarà credibile. Come facciamo a sapere se una rete ha delle interpretazioni buone o non buone? Ce lo dice le prove, cioè noi costruiamo la rete con l'addestramento, facciamo finta che abbiamo a disposizione 20 anni di dati, noi li costruiamo sui primi 15 anni, quindi non so, anzi facciamo così, noi la costruiamo, abbiamo i dati dal 2000 al 2014 fino ad oggi, noi addestriamo la rete dal 2000 al 2008, no? Con 8 anni. Poi proviamo a farla lavorare sugli anni che vanno dal 2008 al 1 gennaio 2014. Non in addestramento, la facciamo lavorare in previsione, cioè gli diciamo, guarda, il 1 gennaio del 2009 gli input sono stati questi qui e glieli diamo. Tu rete cosa mi dai come output? E lei ti dà più 1. Ok. Andiamo, siccome lui è un dato che la macchina non lo sa, ma noi lo abbiamo già, andiamo a confrontare se questo più 1 che ci dà la rete si è poi verificato. Quindi andiamo a vedere il movimento che si è verificato il 1 gennaio 2009 e vediamo che effettivamente potrà essere un più 1, cioè la borsa è cresciuta, un meno 1 e quindi in questo caso la rete è sbagliata. La facciamo lavorare su tutti gli ingressi, su tutte le previsioni fino al 1 gennaio 2014. E poi facciamo una statistica di quante volte ha sbagliato e quante volte ci ha preso. E soprattutto ci facciamo una statistica di come sarebbe andato un ipotetico portafoglio dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2014. Se i risultati sono lì, possiamo, così con relativa tranquillità, sempre relativo ovviamente, cercare di dire va bene, allora adesso no, lo utilizzo con soldi veri. Dal 1 gennaio 2014 partiamo con il nostro personalissimo portafoglio. Ecco, questo in estrema sintesi è, diciamo, il percorso fatto e che ci sono da fare. Claudio? Volevo, dimmi. Ah, scusa, volevo farti un paio di domande perché ce ne sono veramente tante, se posso. Sì, Allora, assolutamente. una domanda che è molto ricorrente è che differenza c'è fra la programmazione, quindi gli algoritmi genetici, e una rete neurale? Sì, ecco, allora, qui
ti faccio un passo successivo perché ti faccio un passo successivo perché così capiamo immediatamente. Facciamo finta che noi abbiamo scelto tre input, i tassi di interesse per ogni giorno, mettiamo dentro tre input che sono il livello dell'Euribor a 3 mesi, a 6 mesi, quello che sono, quello che decidiamo di stabilire, facciamo 3 mesi, quindi Euribor 3, l'Euribor è un tasso di interesse breve, adesso non stiamo neanche. Ci mettiamo il movimento della borsa americana, quindi il Dow Jones, dico io, è un altro ingresso, e ci mettiamo dentro l'altro dato che prendiamo è il tasso di disoccupazione. No? Di oggi, primo gennaio 2014. Dopodiché ci sono degli strati nascosti in cui la rete elabora, diciamo, poi eventualmente vi faccio vedere cosa sono, adesso sono cose un po' informatiche e matematiche, possiamo anche in questa fase fregarcene, cioè non dargli troppo peso, eventualmente ne parleremo in altre occasioni, se abbiamo. E poi ci diamo l'output, cioè. La borsa qui è cresciuta. E questi sono invece i tre input. In realtà gli input non saranno tre, saranno molti di più, solo proprio per esemplificare. Poi abbiamo il secondo giorno, abbiamo il livello di Euribor a 3 mesi, il livello di Dow Jones di questo giorno e il tasso di occupazione di questo giorno. Poi abbiamo sempre gli stati nascosti, questi qui rimangono fissi, questa è la struttura della rete e la macchina ci dà, e abbiamo che la borsa ha fatto ancora un più uno. Poi abbiamo il terzo giorno, inseriremo anche qui l'Euribor, il Dow Jones e il tasso di disoccupazione. Abbiamo i stati nascosti e qui la borsa ha fatto meno 1. Supponiamo di limitare l'addestramento a 3 giornate. È ovvio che in estrema semplificazione, perché in realtà gli input saranno molto di più di 3 e le giornate su cui adesso saranno almeno 5, cioè saranno veramente quantità di dati molto più grosse ovviamente, però è solo per farci capire. Bene, la rete in questi strati nascosti, questi quadratini che io ho fatto adesso, questo non si vede bene ma è un quadratino, diciamo così ve lo faccio con l'evidenziatore in giallo. Cosa fa? Lei stabilisce delle relazioni, no? Quindi inizia a lavorare la rete, stabilisce delle relazioni tra i diversi neuroni dello stesso giorno, i diversi input che poi sono neuroni diventano, con quello che è successo il giorno prima, no? Va a cercare tutta una serie di relazioni molto complesse perché poi ognuno va a fare e stabilisce per ogni grandezza un peso una sorta di importanza. Dice, guarda, che per arrivare a questo risultato bisogna far creare una funzione matematica che dia una certa importanza all'Euribor, che dia una certa importanza al Dow Jones, che dia una certa importanza al tasso di disoccupazione. Ma fa di più la rete, dice. Li condiziona, dice, l'importanza dell'Euribor è bassa se il tasso di disoccupazione è alto, però attento, cara rete, potrebbe essere che se il tasso di disoccupazione è basso, l'Euribor diventa molto importante, quindi ti aumento il peso da dare alla variazione dell'Euribor, no? Fa tutti questi calcoli molto, molto, molto complessi e approfonditi, con tantissime relazioni. Ok? Per cui alla fine noi arriveremo che la rete per ogni ingresso, quindi E3, cioè Euribor, Dow Jones e tasso di disoccupazione, gli dà un'importanza che la chiameremo V1, non vi spaventate, W2, W3, cioè peso weight 1, weight 2, peso 1, peso 2, peso 3, che è un peso mobile, capiamoci, cioè è un peso che viene dato a quell'ingresso per determinare tramite una funzione non lineare quello che sarà poi l'output. No, in base a questi pesi io li inserirò a volte però mi darà l'output. Questa è la rete neurale. Io cosa fa? Allora, Quindi, all'inizio della rete, Claudio, scusa, quando io la. Sì. si potrebbe dire quindi che la rete neurale rispetto a quello che è un sistema di programmazione genetico che crea un algoritmo genetico è la differenza appunto è che l'algoritmo genetico comunque crea un sistema lineare, che quindi per forza di questo è una rete Per neurale. forza di cose sì, però la vera differenza è questa qua, guarda, finisco adesso, lo capiamo subito. Questa la rete quindi è la creazione di questi pesi, diciamo, no? Sostanzialmente.
Attenzione, perché questi pesi non rappresentano una verità assoluta. Mi spiego, agli inizi, per poter fare le prime prove, la rete dà dei valori casuali molto bassi, dà dei pesi lei, random, molto bassi. Poi cosa fa? Li prova questi pesi, li confronta con il risultato e dice qui con questi pesi che ho dato io rete all'inizio ho ottenuto un 51% di, ho ottenuto un 49% di errori. Ecco, error back propagation. A questo punto la rete, quindi inizia a lavorare l'addestramento, fa un feedback in cui dice proviamo a cambiare questi pesi che io ho messo a casaccio, a random, in modo che voglio cambiare questo errore, li prova a cambiare. Se l'errore va al 47%, l'errore rispetto all'output, a questo punto la rete dice sono più buoni i nuovi pesi che non i primi. Poi fa ancora un feedback, prova a cambiare ancora qualche peso e vede che cambiandoli l'errore arriva al 41. Dice questi pesi sono meglio di quelli precedenti. Questo processo di feedback continua fino a raggiungere l'errore che noi programmatori gli diamo. Facciamo finta che noi vogliamo un errore del 5%. Quando la rete trova una combinazione di pesi che approssima l'output di addestramento con un errore, cioè la rete trova il 95% dei movimenti che prevede sono corretti e il 5% è sbagliato, si ferma e fissa i pesi trovati. Qui si apre un altro problema, quello dell'overfeed, dell'overaddestramento, però ne parliamo dopo, ok? Trovati questi pesi, la cosa straordinaria è che, sembra strano, ma è matematica del caos, se io lancio la rete e ne faccio 5 di reti invece che farne una, troverò 5 pesi diversi, perché i pesi che la rete trova, pur sempre stando nel limite del 5%, dipendono dai primi pesi casuali che il computer ha buttato dentro, che non sono mai uguali. Per cui cosa succede? Io potrei fare 5 reti e ottengo 5 pesi. Entrambi i 5 pesi mi danno in addestramento un errore sotto il 5%, ok? Però sono 5 V1, V2, V3 per 5 volte diversi gli uni dagli altri. A questo punto io faccio attivo gli algoritmi genetici. Cosa gli dico? Cari algoritmi genetici, io ho 5 figli, ho 5 individui, rete 1, rete 2, rete 3, rete 4, rete 5, che a livello di addestramento mi danno lo stesso errore, 5%, ma hanno 5 pesi ovviamente diversi, 5 reti diverse e quindi sul futuro reagiranno in modo diverso. A questo punto io faccio una seconda fase di addestramento, non più sulla rete, ma sugli algoritmi genetici, cioè cosa dico? Proviamoli su un periodo nuovo. Ci saranno delle reti che vanno meglio e delle reti che vanno peggio. Gli algoritmi genetici provano a prendere, chiamiamolo V1-1, V2-1, V3-1. Qua abbiamo 5 reti, V1-2, V2-2, V3-2, no? Loro provano a prendere il peso V1 del primo soggetto, poi dicono nella seconda variabile ci mettiamo invece quello del terzo e nella terza variabile ci mettiamo il peso della seconda rete. Quindi creiamo una nuova rete fatta con un misto, con un incrocio, ecco la prova genetica, con un incrocio delle 5 reti precedenti e la proviamo. Se la nuova rete è migliore di una qualunque delle 5 precedenti, quindi la rete che nasce dall'unione, dall'incontro di reti precedenti è migliore, quindi questa progenie, questa filiazione, questa nuova rete nata da un mix di pesi delle reti genitrici precedenti è migliore, cioè vuol dire che invece che 5 ne avrò del 4, allora io prendo la nuova rete. No? Io quindi inizio a incrociarle e posso trovare tanti figli che sono migliori dei genitori. Poi posso fare anche incrociare tra di loro i figli per cercare un algoritmo, cioè una rete di terza generazione. Questo è gli algoritmi genetici, cioè prevedono di combinare in maniera random i risultati di diverse reti, nel caso degli algoritmi genetici applicati alle reti, sto parlando,
Se questi danno risultati migliori, io posso anche selezionare una sorta di rete nuova, una figlia di una rete precedente che non mi ha trovato la rete neurale, non mi ha trovato l'algoritmo genetico e posso avere alla fine una rete, perché poi io farò lavorare una rete, trovo una rete che dovrebbe in teoria essere migliore di tutte le cinque che ho provato precedentemente. Sono stato abbastanza chiaro, ci siamo complicati la vita. Sì, però ritengo che siano concetti abbastanza avanzati, quindi se sei d'accordo, anche perché siamo fuori tempo, io ti rinviterei poi in un successivo webinar per fare una parte seconda di questo intervento, perché è veramente molto interessante e perché ha generato molte, molte domande da parte degli ascoltatori. Quindi rinviteremo Sì, senz'altro. però guarda, posso già accennarti una cosa, sicuramente lo faremo, lo possiamo fare. La cosa che mi accenna è questa qua, e non c'è, gli algoritmi genetici sono importanti, ma a livello della finanza, almeno per quella che è la mia personalissima, si possono tralasciare, mi spiego. Spingere troppo la ricerca. Allora, una delle potenze delle reti è di essere sostanzialmente immune ai rumori, cioè al rumore di fondo. Mi spiego, si dicasi rumore come concetto, un concetto elettronico, così che il rumore è un disturbo che proviene dall'interno del meccanismo stesso, no? Che è inalienabile, cioè fa parte della struttura del meccanismo, del materiale con cui si compone, quindi è inalienabile. Mi spiego. Se noi siamo in un trend rialzista, facciamo l'esempio di una borsa rialzista, e ho una giornata negativa, anche fortemente, un meno 2%, che però non mi va a inficiare il trend, questo, da un certo punto di vista statistico, può essere visto come un rumore, cioè è un comportamento anomalo intrinseco ai mercati finanziari, è una pausa di riflessione, una presa di take profit, quello che volete, che non inficia quello che è la realtà generale delle cose, che è un mercato bull, un mercato in crescita. Allora, la capacità delle reti è straordinaria nell'essere abbastanza insensibile al rumore, cioè di prevedere il mercato bull, non tanto di prevedere il singolo movimento del singolo giorno su cui ci può essere comunque un errore, no? Quindi spingere troppo la rete, cercare di essere precisa sul singolo giorno, si fa quell'errore che avevo accennato prima, si chiama overfitting, che è una parola che vuol dire un sovraddestramento sostanzialmente, cioè si rischia di spingere la rete a trovare dei pesi talmente precisi che è vero che sulla serie storica diventa quasi una statistica classica che avevamo aborrito prima, cioè io vado a trovare una relazione talmente forte con i dati storici precedenti che poi mi fa perdere capacità di generalizzazione, cioè non sa più riconoscere il rumore, va a interpretare il rumore come va a fare poi che quando io la applico vedo la stessa degradazione e delle performance che vedevo applicando la statistica e la matematica, tra virgolette, classica. È una parola che uso io classica, non vorrei spaventare sui matematici, capitemi, è per intendere. Allora, bisogna lasciare sempre un po' di indeterminazione della rete, perché la sua capacità di riconoscere forme, di riconoscere dei trend, non di essere, se la spingiamo troppo va, quindi io provai, abbiamo provato tanto tempo con gli algoritmi genetici perché quando ottenemmo dei buoni risultati con le reti e c'era questo entusiasmo, ci siamo detti, beh adesso siamo gli algoritmi genetici, qui si diventa ricchi, ecco, beh, nel senso che possiamo avere dei sistemi dove. In realtà poi se siamo di fatto tornati indietro, ecco, siamo tornati a quella statistica che poi il racconto ci aveva fatto scappare. Per cui abbiamo abbandonato, ma questo è il nostro percorso. Una buona rete neurale è più che sufficiente, ecco, con un suo bel margine di indeterminazione quantistica, se mi permettete il termine. Claudio, scusa, ma devo Ho risposto interrompere. un po'. Sì. Devo interrompere l'intervento in quanto siamo già fuori tempo massimo e devo cedere la parola a Maurizio Monti. Ti rinviteremo senz'altro nei nostri webinar perché la rete neurale è un argomento molto avanzato e richiede di sicuro più approfondimento. Ci sono alcune domande Andrea, Sì? faremo vedere dei risultati e come è possibile arrivarci, insomma, così qualche Sì, dubbio. poi ci sono alcune domande su cui risponderò via newsletter ai nostri ascoltatori, tipo magari ti chiederò, hanno chiesto se c'è della letteratura, dei siti, ti chiederò poi tutto il mio privato in modo che manderò per email ai nostri ascoltatori delle informazioni.
Sì, no, gli mandiamo la promessa che faremo delle cose più specifiche sulla finanza. Questa era proprio, diciamo, introduttiva, il tempo è quello che è. Saluto tutti, buona Grazie giornata. Claudio, è Ci stato sentiamo utilissimo. presto. Ciao Andrea, ciao Grazie. Monti. Ciao. Ciao.